Benvenuti a San Gimignano. Perché siamo a San Gimignano? Perché Peter ha fiutato, guarda, la fiuta ancora, sta fiutando una grande leggenda, la leggenda che riguarda la patrona di San Gimignano. Ci troviamo esattamente davanti alla casa di Fina, patrona di San Gimignano. Fina fa parte di questa leggenda di San Gimignano. Lei abitava qui, in questa casa, faceva una vita modesta e lei usciva solamente per andare in chiesa, come si dice, una ragazza casa e chiesa. Però cosa successe? Una sera, mentre veniva da là sotto, montava queste specie di scalini, incrocia un cavaliere, un bel cavaliere. Che cosa fa questo cavaliere? La baccaglia. E la baccaglia come? Gli dà una mela. Ecco, che tempi che la baccaglia sia. Grande lui. Fina, però, dopo aver accettato questa mela, si sentì in colpa, si sentì peccatrice e si dice che passò la sua breve vita giù in cantina, si legò al tavolo. Ora, speriamo che si sia legata al tavolo per espiare le sue colpe e non perché aspettava il cavaliere. Comunque. Si dice che però lei si legò lì per espiare le sue colpe. Quindi, un giorno, poco prima della sua morte, dice che fu tentata anche dal diavolo, ma lei ce la fece a sconfiggerlo. Il giorno che Fina morì, si dice che tutte le campane di San Gimignano suonarono da sole. In più, fiorirono lungo tutte le mura del paese e sulle torri dei particolari fiori. Che fiori erano? Le chiamano viole di Santa Fina e si dice che queste viole qui fioriscono ogni volta che c'è il patrono della santa, ma si dice anche che questo fiore qui è stato portato fuori dalle mura, piantato, però non cresce, come se questo fiore avesse bisogno della forza di Fina.